Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Elden Ring. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Siamo arrivati in questo punto qui. Ho già messo l'indicatore nella palude, non so, qua, laghetto qui. Andiamo a vedere un po' cosa c'è. L'episodio scorso siamo arrivati fino in alto al Ponte Divino per colpa di un forziere, ma nulla di grave. Abbiamo risolto bene la situazione. Adesso sì, continuiamo a esplorare e a potenziarci, insomma, a diventare sempre più forti, andando in giro. Ecco, l'indicatore lì. Magari sì. Ah, ma aspettate, io non guardo mai. Forse un livello lo possiamo fare? Vedere. No, è di poco. Ho per caso. Aspetta. Ho per caso. No. Non ho le rune quelle. No. Vabbè. E non è che basta abbattere uno, eh. Uno, due. Però vabbè, dai. Mi sa che le cifre iniziano a diventare importanti. Ok. Qua c'era un drago abbastanza incattivito. Sarà più avanti, non so. Rovine incinerite dal drago. E sono i fiori blu. C'è. Ok, qui. Sono cani col pelo, sembra. Vabbè. C'è un po' di gente, aspetta un attimo. Madonna, che spavento questo qui. Ok. Però non so, è arrivato così all'improvviso. Va che ce n'è un altro. Aspetta, mira questo. Ehi. Le stesse movenze che cagnacci randagi. Questo usa il fuoco, ma io ci arrivo meglio di te. Ma pure i ratti, ma scusate. Cioè, cosa c'è, uno zoo qui? Basta. Ok. Ah, è arrivato. Esce uno. Ah, ma venga, non si preoccupi. Ecco. La curo io. Ok. Un'aurea 2. Qua c'è il mio indicatore. Eccolo là, il draghetto. Vediamo se riusciamo a occuparcene, ma prima lasciamolo magari per ultimo, non so. No, han paura. Sì. E devono avercene. Che li stermino tutti. Ok. Qui abbiamo luce, oppure possiamo mettere il nostro lanternino. Un po' di topi, un po' tanti. Ma non si è mosso? Strano. Voglio. Ok. Un'aura, perfetto. Ma va, adesso arrivano a turno. Aspetta. Esatto. Quindi li miro bene. Beh. No, sbagliato.
Ok. Qua ce n'è un altro. Ok. E mi ha ridato le ampolle. Molto bene. Vabbè che io i forzieri per forza di cose li devo aprire tutti, si sa mai. Non so che differenza c'è tra uno. Ecco. Aspetta. Mi sono allontanato. Ho chiuso la porta? No. Ah, si è chiuso lui. Ma chissà dove finiamo, scusa. Magari finiamo... Qua alla fine ne è valsa un po' la pena, nel senso... Però non lo so, Scusa, fatemelo guardare bene. Cioè, da uno normale... Da cosa si capisce? Niente. Non c'è differenza, almeno. Vabbè, ma senti, non... Aspetta, qua sopra sono due, cosa sono? Due ratti, forse? No, per capire in futuro... Beh, basta allontanarsi quando lo apri. Vabbè, dai. Lasciamo perdere, non... Non finiamo chissà dove. Ok. Allora, il drago è là. Ma sto posto è una mega arena per il drago o c'è altro da vedere? Aspetta, facciamo prima così. Abbiamo il granchione. Ma perché? E ha mirato quello dietro. Oh. Oh. Ecco. C'è qualcosa? Cova di granchio. Questo sputa roba velenosa. Basta, questo è rimasto, non è sparito questo. Questo così. E... Ok. Qua. È una tomba. Attenzione. Ah, che... Aspetta. Si espande troppo. Oh, qui. Ah, colpo critico possiamo fare. Sì, è morto. Aspetta, Ok. Questo. Vorrei tutti per terra. Ok. Ok. Proteggono quell'oggetto. Un'aurea. Fiorveleno. Fiorveleno. Due. Ok. Foglia, sta foglia capillare sembra una cosa veramente importante, però... Beh, ce la teniamo. Ne abbiamo un po'. Ok.
parte le rovine, fa vedere la mappa. Rovine incinite dal drago, forse qua negli isolotti c'è qualcosa. Però adesso vediamo. C'è una statua. Qua abbiamo altra gente per bene. Ok. Vabbè. Ok. Ah, mi ha preso un pochettino. Qui pensavo ci fosse qualcuno, ma cos'è? Portante o no, fa solo ambiente, non si rompe. Ok, qui nulla. E niente, allora andiamo al drago, che dobbiamo fare? Qua sembra non esserci nulla. Ok, un po' di frammenti. Qui sotto mi sembra un po' imboscato. C'è la tana di un granchio. Oh, no, aspetta. Via, via, via. Questo qua come mi insegue, tutto ho incazzato. Aia. Ma è morto praticamente. Cavolo. Ma chi è? Ah, una libellula. Ok. Qui magari ci possiamo nascondere. Però se il drago sputa fuoco, insomma. Aia. Ma pure le libellule. Qui c'è qualcosa. Aspetta un attimo che ho visto. Ho visto l'acqua muoversi. Ah, ecco. Ok. Aia. Aspetta. Carico il colpo. E è vuoto. Ok. Qua c'è un... aspetta, posso aprire la mappa? Ok, qui torrente svanisce. Opla. Ah, dove siamo? Non posso viaggiare perché sono qua dentro. Rovine davanti al cancello. Ah, sono qui. Ah sì, qui c'è la caverna effettivamente. Vediamo un attimo qui. Gallerie di sepolcride. Si va giù, mettiamo il lanternino. Ok. Mi siedo. Ok. Un'altra area mineraria questa. Ci sono i minatori. Ah, non l'ho preso. Ok.
Pietra forgiatura, però sì, è utile sta zona, chissà, per le pietre. E c'è un altro che... questo lancio. Ok, vieni, vieni, vieni qua. Materiali. Tutti, tutti periranno. Ok. Ah, ma un botto. Aspetta. No, però se mi siedo. Fa niente, dai, magari li saltiamo. Quelli che abbiamo già ammazzato. No, non mi ero accorto. No, troppe rune. Cioè, ribattiamo quelli proprio obbligatori, gli altri lasciamo lavorare. Nuovo livello, allora. Dunque, sì, abbiamo visto che comunque ci serve anche la forza. Non possiamo proprio farne a meno, quindi niente. Andiamo su, vabbè, aspetta, di uno... Ma se io faccio così, vediamo, magari riesco a salire di un altro po'. Ok. Vediamo, magari no. Aspetta, devo finire. No, perché... Ok, così. Così. Poi facciamo così. Facciamo così. Sì, questa cosa succede per la mia mod, 4.009. Yeah. Forse no. E infatti, di pochissimo però. E allora guarda, visto che manca così poco... Ammazzo qualcuno qui. Ok, solo 92 ha dato sto tizio. Ok, piccone, ha dato la sua arma, dai, piccone, fa vedere. Vabbè, sarà peggio, Dov'è? Non la vedo, aspetta. No? Si usa, si mette qua. Ah, qui. A martello. Ah, picco. Serve forza. Vabbè. Mai. Beh, alla fine li sto ribattendo, Aspetta. Ancora questo. Ho mancato. Ok, 92, 5002 forse sono sufficienti. Aspetta. No, qua dobbiamo... non rischiare con le anime, sì, con le rune. Allora, nuovo livello, a sto punto sì, vado sparato su forza adesso per un po'. Lo spato su forza, quanta ne serviva? 18 per questa. 18, ok. Ancora 6 livelli. Ah, questo adesso non lavora, sì, beh, giustamente si riposa anche lui. Questo, questo lo ammazziamo perché... Preso. Ok.
Gli altri li lasciamo stare. Quello lo lasciamo stare. Dove dobbiamo... Ah, questo non l'abbiamo battuto. Ok. Oddio. Fai due in un colpo. No. Ok. Sono due vie qui, boh. Andiamo di qua, vediamo. Aspetta la forgiatura. Questo è un vicolo cieco, quindi va bene. Altro ascensore. Ancora più giù. Ah, guarda, mi sono girato al momento giusto. Aspetta. Andiamo su. Questo è un classico, ma lo aspettavo. Oh, ecco. Pieno di gallerie. Pensavo di riuscire a prenderlo. No, tre però. Tre però no, Cosa fa? Cosa fa? Ah, proprio. È un lanciafiamme. No, aspetta, aspetta. Ah, qui c'è la statua, va. Qui c'è una statua. Non l'ho preso. E lui mi ha preso benissimo. Ah, questo è morto. Qua mi devo allontanare. Aspetta. Casino. No, oh, per ammazzarli. No. Quando sono in gruppo, troppo. Quello è andato di là. Questo. Ha esitato un po' prima. No. Ok. Ecco. Frammento di scintipietra per 3. Vediamo, sarà uguale agli altri. Ne avevo. Distrugge la gemma e consuma PA per generare un dardo magico. Ok. Fragile di pessima qualità. Uno stregone non lo degnerebbe neanche uno sguardo. Ma non siamo stregoni, quindi va bene. Ah, di lì, ok. Ma di qua c'era una via o no? No, qua dove siamo venuti. Ok. Possibile. Ok. Pietra esplosiva. Questa è nuova. Qua. Esplosivo da lancio che infligge danni da fuoco. Qui ancora un altro ascensore. C'era qualcosa forse. Questa mi sa che è l'arena del boss. Una. Sì, questa qua è l'arena del boss. Aspetta. Boss di zona. E se io vado dall'altra parte. C'era qualcosa. Non si capisce se è solo. Forse è solo per la lanterna.
Sì, vado dall'altra parte, aspetta. Che poi qui... appunto... si va più giù. C'è un... modo per non morire, se no. Oh, ok. Ok, vai, ho preso la... preso lì il coso lì. E tira. Chiamiamo l'ascensore di qua. Tre. Qua cani. Cane. Ok. Grande frammento di scintipietra. C'è qualcuno? Porca vacca. E sta fermo. Ma no, l'ho mancato. Ma muoio, aspetta. Non ho più maledizione. Ok, non ho più ampolle. Questo è male. Ok. C'è niente. Lì c'è. Ok. Ah, questo era proprio un vicolo cieco e tu dicevi, ma scusa, il boss... il boss è un pochino nascosto. Qua ci abbiamo anche la statua, quindi anche se dovessimo morire, cosa forse sicura. Op, ecco. Ok, qua abbiamo già sconfitto tutti, allora andiamo dritti dritti al boss. Solo che se qua muoio, qua sarà poi pieno di gente, vabbè. Vediamo. Apriamo. Troll scava pietra. Ma gigante, cioè, oh madonna. Aspetta, togliamo un po', È un po' inschivabile però. Oh, ma cade come quell'altro? Ah no, cavolo, era in fronte. Vabbè. Da prima botta, ma perché facciamo anche un danno importante. Ok, adesso guardiamo. Sarà un talismano. Sì. Potenza e attacchi basati su ruggiti e soffi. Medaglione bronzeo che ritrae un colosso urlante. Potenza e attacchi basati su ruggiti e soffi. In antichità i giganti erano nemici mortali dell'albero madre. Al tempo i loro ruggiti tonanti sferzavano la terra, scatenando valanghe e tempeste di fiamme. Ah, credo... credo di aver capito, forse. Vabbè. Ok. E niente, torno all'ingresso.
ma tolto la lanterna. Perché sono qui. Però aspetta, sono qui. Ma mi devo sedere. Aspetta. Devo. Eh sì, per forza. Sedermi sulla grazia. No. Non pole, no, nulla. Quante rune ha dato? Non ho neanche guardato. Beh, non tantissimo. Ok. Allora, e niente. Continuiamo a esplorare, vediamo sto drago. Ma si è fatta notte o oh, chissà di sì. Conviene tenere la lanterna. Poi che bello. Allora, qua facciamo così. Vedere la mappa. No, perché sono in combattimento. Che a lui. Ah, ok, adesso no. Qua. Mi sa che. Vabbè, senti, dai. Non tergiversiamo. Andiamo. Sputa fuoco, Aspetta. Ah, ma non mirare, mira altre cose. Oh, attenzione lag. Ui. Uè. Dove è andato? Vieni qua. No, cosa fa? Che danno. Impicchiata. Via. Ok. So, non miriamo, va. Adesso vediamo. Al volo. Ehi. Oh. Oh. Finito questo fuoco molto suggestivo, però. Aspetta.
coda. Arrivo, arrivo. Dov'è? No, ma dov'è? Oh! Ma scusate. Ma aspetta, mica si è resettato. Non è mica si è resettato perché siamo usciti dall'area di competenza sua. Ah no, meno male. Si è preso una pausa. Aspetta. Ok. Molto bene, molto bene. Cuore di drago. Nuovo potere draconico è disponibile alla cattedrale della comunione da Cron. E dov'è? aspetta. Ma grazie a torrente, perché no, a piedi secondo me non era, oddio, magari non era impossibile, però più faticosa stare a piedi. Offre potere al tale della comunione draconica. Cuore di drago recuperato da un cacciatore. Seppur imbottito di breccia, quest'organo grottesco continua a battere con vigore. Offerta usata nella comunione draconica. Consuma un cuore di drago all'altare per capirne i poteri. Nonostante l'aspetto cruento e brutale, possiede un'innegabile bellezza. Ma sta chiesa io... non lo so. Non l'abbiamo ancora trovata. Proviamo a vedere. Quindi qua, ok, abbiamo visto. Metto l'indicatore qui, vediamo. Ma che l'indicatore che ho messo si riflette nell'acqua. Bello. Ah no, era solo un pezzettino di terra così. Ma che c'è qualcosa qua. Giglio di Trina. Ok. E va bene. Ma mi sa che forse questa qua è semplicemente un'enorme arena, forse per lui, anche se... siamo finiti qua e lui si è trasportato da un'altra parte. Secondo me è uscito appunto dalla sua area di competenza. Ma non si toglie, aspetta. Questo, sono arrivato, togliti. Ok, ecco. No, lì è solo... Non volevo vedere se c'era una caverna o qualcosa, ma forse no. Solo... C'è un granchio. Ah, quanto mi ha dato? 8100... Attenzione. Ah, c'è... Ma che c'è? Aspetta. Questo però per prenderlo... Allora sei bastardo, aspetta. Là. Scusi. Volevo caricarlo. Caricare il colpo. Poi in agguato. Ci mette tanto a caricarlo. Mi ha bloccato. Madonna. Aiuto. No. Aspetta, dove ricomincio? Maledetti granchi, mi avevano bloccato. Ma dove ricomincio? Da qui, molto bene. Aspetta, visto. Dov'è la leva? Ok. Adesso andiamo diretti, Tutte quelle rune io non le voglio perdere, grazie.
Adesso è giorno. Vabbè. Aspetta. Andiamo dritti dritti, dritti dritti. Là c'è un altro cavaliere e... No, prima voglio... Eccole. Ok. Però qua appaiono due granchioni, quindi... Andiamo. Andiamo. No. Beh. Ah, ecco. No, ma che mi tiene, sembra che mi tenga con l'altra kill. Ok. Ok. Adesso però quella palla lì è sparita. No, se sono spostata è sparita. Sparita. Non la vedo più. Non è che si è spostata da queste parti. Oh, vabbè. Non lo so, non la vedo. Ma oh, porca vacca. Ah, via. Vabbè, ritornerà magari se... Salve. Ma no, ma... Le libellule. Aspetta. Uè. Oh, l'ho preso. Anche lui. Carico, vediamo, vediamo, vediamo. Oh, ho preso bene. Un po' la testa. Ok. Cavallo è andato. Anche lui è andato. Ok. Trancio di carne. Va bene. Allora. No, qui non c'è nulla. Ok, togliamo. Volevo vedere qua. Qui, magari qua c'è una caverna. Così. Così. Esatto. Qua non mi sembra ci sia più alcunché. C'è roba. Grasso incendiario. Qua è una trappolone. Ma c'è anche qualcuno. Ah no, sono tutti. Ah, quelle lance. Via. Io vi saluto, eh. No. Oh. Non può proseguire lui. A vedere dov'è il confine. Non ci ho fatto caso. No. Che è invasione di dito sanguinante Nerigius. Oddio. Ma è un... È un... Controllato dal PC. Cioè dal computer, penso. Perché sono offline. Quindi...
Dito sanguinante. No, no, ma... Come vuole star vicino lei? Aia. Questo fa sanguinare un po'. If it isn't, there he is. The bloody finger. The end is nigh. Aspetti. And your sister. Ok, lo teniamo a bada così se riusciamo. Ah, sicura pure. Oh, no, non laggare. Non laggare in maniera pesante, per favore. Ma è quell'altro? Chi è? Ma chi è? Mi sta dando una mano. Poi, Oh, è andato, dai. Qui. Dito sanguinante sconfitto. Reduvia. Ok. Raggiunto l'obiettivo. Gestore di dita sanguinanti Yura è tornato nel suo mondo. Ok, mi lasciate stare un attimo. Voglio vedere. Ok. Te pareva. Ah, questo arcano, pensavo... Questa forza un minimo, poi destrezza, ma anche arcano. Beh, arcano eravamo 10 se non sbaglio. Fa poco danno, però ha molto critico. Vabbè, molto, aspetta. Questo ne ha 100, ha 10 in più. Ok, però fa sanguinare. Ma no, meglio è meglio questa, sì. Questa qui, però non possiamo usarla. Però fammi vedere. Pugnale seghettato è inconfondibile lama curva. Arma utilizzata dai nobili seguaci del Signore del Sangue. La sua crudele conformazione permette di dilaniare la carne. Del resto, lo spesso strato di sangue che lo ricopre conferma la sua efficacia nel provocare sanguinamento. Abilità unica. Lama di sangue Reduvia attacca con il pugnale maledetto, trasformando il sangue che gronda eternamente dalla lama in proiettili taglienti che causano sanguinamento. È possibile lanciare raffiche in rapida successione. No. Vabbè. Va bene, qua c'è una caverna. Là non lo so. Ah, ma ok, allora non c'era il... Sì, non c'era un, diciamo, un confine. Semplicemente sono stato invaso. Ok. Ok. Qua è un po' buio. Aspetta, piano, piano. Piano. Caverna di acqua fosca. Oh. Una grazia. Mi siedo, sì, mi siedo. Nuovo livello. Però porto su... Ah, 9 avevamo arcano. Quindi manca poco a 13, volendo. Però no, porto su... forza. Di 1. Aspetta, magari... Magari posso... Non so se ce le ho. È una, ma no, non vale la pena. No, niente, vabbè, su di uno, pazienza. Qua. No. Come se non t'avessi visto. Ah, no, questo fa avanti e indietro. Salve. Ah, c'è una là. Ah, un allarme, va. Aspetta. Uno è morto. Op, op, aspetta. Ah, ma qui poi non saltate? No.
Armatura di stoffa da grassatore. Cappuccio da grassatore. Beh, sarà... beh, sì. Però, come ho detto, magari se facessimo un'armatura, cioè componessimo comunque un'armatura che più verso i danni fisici protegge dalla magia, potrebbe essere comunque un bel vantaggio. E questa è 12, 11, 12, 12. Questa è un po' meno, però più magico. Concentrazione, immunità, robustezza meno. Proviamo a metterla così. È un po' brutta, però. E aspetta, avevamo... no. Questo. Ah, questo è peggiore in tutto. No, beh. Questo magari no, dai. È più leggera, certo. No, questo no. Questo ci teniamo quello che avevamo. Ma non mi inseguono. Ah, è... ok. Uno l'ho preso. Quanti sono? Aspetta. Ah, qua i campanellini. Oh. Ah, va. Ce ne saranno altri? Apro e mi allontano. Ok. Fungo. Bah. Tutto qui? Sì, oddio, no, il vestito è veramente schifo, esteticamente. Cioè. Però vabbè, no, alla fine la schivata per ora è uguale. Ah no, ok, qua c'è una via. Aspetta. Rimuschio, caverna. Oh, attenzione. Nessun boss. Ma strano, no? La nebbia c'è. Non possiamo uscire. Singolare, direi. Cade dall'alto. Devo toccare, avvicinarmi. No. Non c'è nessuno apparentemente. Vabbè, devo aprirlo. Oh. Sì, sì. Patches? Demand repentance. Cough up your coin. All of it. Ma dai, non me l'aspettavo. Patches. Anche lui usa la lancia. Para, para. Fide, eri un gran bastardo. Sì, sì, certo, io ci credo. Figurati. Ah. Well, finally come round, have you? I knew you would. You're a lady of reason, through and through. Lui è molto, oddio, ambiguo. Appena può. Cioè, ci dava una mano nei vecchi, ma c'era in tutti i Soul, se non sbaglio. Però nel primo, se non ero, ci buttava giù da... di rupo. E poi ci chiedeva pietà, mi pare, sì. E anche in Demon Soul c'era. Ah. Sentiamo. Well, what do you know? You're tarnished, like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such.
An innocent mistake, I assure you. Sì. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Perdona e dimentica. Beh, vediamo, magari vende qualcosa di utile. Nei vecchi diventava un venditore. Dai, vediamo. A true lady of reason. Just sì. What I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. Ah, they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Ma. Don't forget to pop back for another visit, friend. I'll be ready to wheel and deal come next time. Vabbè. Ah, sì, va che lo segna. Magari se mi allontano e ritorno diventa un mercante. Boh. Comunque qua non c'è altro. Meglio non dargli le spalle, comunque. Cioè, a vedere. Ah, questo è molto... Questo pesa niente rispetto a questo. E protegge tantissimo dalla magia. Anche se... Concentrazione e resilienza. E protegge pochissimo dal... Proviamo, dai, proviamo a mettere. Cosa mi ha dato questo? Poi no, questo no. Questo no. Qua, no. Questi. Ok. Siamo leggerissimi. Un po' sporchi di sangue. Però la schivata mi sembra sempre uguale. Anche a me. Coi sandali. Ok. Vediamo. Torna all'ingresso. Ok. Madonna. Ma chi l'avrebbe mai detto che l'avremmo incontrato qui? Vediamo un attimo. Qui cosa c'è? Oddio. Aspetta. Faccio scendere. Un po' buio. Ok. Just joining the fray. Tarnished. Well. You fought Nereus and survived. That alone deserves commendation. I'm Eura. Hunter of Bloody Fingers. Tarnished. Held in thrall by Cessblood. Zealots. Who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Chi lo sa? Ok, va bene, quindi abbiamo conosciuto un cacciatore, sì, di quelli che perdono il senno, ok. Va bene. Ah, qui abbiamo un vortice. Ok. Ah. Ecco. Questo è quello... Ah, ma torna... Oddio, tornano in vita. Cioè, sono già morti. Tornano in piedi. E allora, se non si possono sconfiggere... Faccio così. Fiorveleno.
attenzione, sono a piedi. Qui c'è qualcosa. Oh, oh, oh. Ah, lì, ok, si devo distruggerlo. Oh, la porta. La porta. Non posso aprire la mappa. Apriamo la porta. Catacombe di acqua fosca. Ok, ma io mi siederei. Vediamo se posso... Tre, vediamo. Non so se basta. Vedi? Ma di poco. Di molto poco. Comunque forse siamo a 13. Manca ancora un po'. E va bene. Ok, direi che vediamo cosa c'è qua sotto. Qui mappa. Ah, sono... qui. Ok. Qua non si può viaggiare. Va bene. Sì, mi sa che c'è il simbolino. Vediamo qua. E poi proverei a tornare qui da Patches. Vediamo se ci vende qualcosa. E io poi a sto punto, visto che siamo tornati su praticamente, magari qua c'era un boss. Cioè, sì, proverei a battere quello sul cavallo, magari cavallo contro cavallo. Qua mi sa che c'è un'altra arena, quella simile, ecco, uguale a questa, una galera, forse sono galere queste, sì. E non so se a sto punto tornare, cioè andare a... che è? L'egidita anziana. Ma io non mi sono spinto fino qua, Non so se andare a battere l'implacabile oppure vedere qua c'è altro. Vediamo, dai. Intanto vedremo qui.